Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni dell'infezione da HIV. L'infezione da HIV, virus dell'immunodeficienza umana, può essere asintomatica nelle prime fasi e quindi non causare alcun sintomo evidente. Tuttavia, nel corso del tempo, il virus può indebolire progressivamente il sistema immunitario, causando una serie di sintomi e segni. Ecco alcuni dei segni e sintomi comuni associati all'infezione da HIV. Sintomi influenzali. Nelle prime settimane o mesi dopo l'infezione, alcune persone sperimentano sintomi simili a quelli dell'influenza, noti come sintomi da sieroconversione. Questi sintomi possono includere febbre, mal di gola, affaticamento, dolori muscolari e linfonodi ingrossati. Rash cutaneo. Un rash cutaneo può comparire sulla pelle nelle prime fasi dell'infezione da HIV. Questo rash può variare in intensità e aspetto. Ulcere orali o genitali. Ulcere dolorose possono formarsi nella bocca o nelle zone genitali. Perdita di peso involontaria. La perdita di peso non spiegata può essere un segno di progressione dell'infezione da HIV. Infezioni ricorrenti. Il sistema immunitario indebolito può rendere una persona più suscettibile a infezioni ricorrenti, come infezioni delle vie respiratorie, polmonite, candidosi, infezione da candida e infezioni della pelle. Diarrea cronica. La diarrea persistente può essere un sintomo dell'HIV. Sudorazioni notturne eccessive. Le sudorazioni notturne intense possono essere un sintomo di infezione da HIV. Mal di testa. Mal di testa frequenti o gravi possono verificarsi. Affaticamento persistente. L'affaticamento cronico e la debolezza possono essere sintomi dell'infezione da HIV. Difficoltà cognitive. Alcune persone con infezione da HIV possono sperimentare difficoltà cognitive o cambiamenti nella loro capacità di pensiero. Candidosi orale o esofagea. L'infezione da candida può colpire la bocca o l'esofago, causando sintomi come dolore alla gola, difficoltà nella deglutizione e lingua bianca. Lesioni neurologiche. L'HIV può influenzare il sistema nervoso centrale, causando sintomi neurologici come problemi di memoria, difficoltà di concentrazione, debolezza muscolare o intorpidimento agli arti. È importante notare che l'infezione da HIV può rimanere asintomatica per molti anni, ed è possibile che una persona infetta non manifesti alcun sintomo evidente. Tuttavia, nonostante l'assenza di sintomi, il virus può continuare a danneggiare il sistema immunitario. La diagnosi precoce e il trattamento dell'HIV sono fondamentali per il controllo dell'infezione e la prevenzione della progressione verso lo stadio avanzato noto come AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita. Se si sospetta di essere stati esposti all'HIV o si manifestano sintomi simili a quelli descritti sopra, è importante cercare un test HIV e consultare un medico per una valutazione appropriata. L'HIV può essere gestito efficacemente con farmaci antiretrovirali, e una diagnosi precoce migliora notevolmente le prospettive di trattamento e la qualità della vita. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.